alla comunità di San Patrignano. Darei la parola alla dottoressa Moratti. Grazie. Voglio ringraziare innanzitutto il ministro Terzi e il direttore Elisabetta Belloni per l'attenzione che hanno dato a questo progetto. Naturalmente l'Università Uninettuno, che è partner di questo progetto, università con la quale da tempo, nella mia precedente posizione come ministro dell'Università e Ricerca, abbiamo avviato iniziative proprio per i paesi con i paesi del Maghreb. Oggi questa nuova iniziativa dedicata agli operatori nel campo della tossicodipendenza. Il mio ringraziamento va a tutti gli ambasciatori e i rappresentanti dei paesi della Lega Araba che sono oggi qui presenti, con l'augurio di poter essere utili a questi paesi che, come tutti i paesi al mondo, soffrono di questa piaga che sicuramente colpisce i giovani e che deve può essere combattuta con un recupero totale. San Patrignano quindi è felice di condividere la propria esperienza, un'esperienza che è data dal 1978, quando è stata aperta la comunità di San Patrignano, comunità che dal 1978 a oggi ha visto circa 20.000 ragazzi e ragazze uscire reinseriti pienamente nella società. Comunità che oggi ospita circa 1.300 residenti, ospiti, gratuitamente, quindi senza nessun onere né per gli ospiti né per le loro famiglie né per lo Stato, se non per progetti speciali, quali per esempio il progetto della prevenzione. La comunità è una comunità completamente libera da droghe, quindi è una comunità drug free, è una comunità residenziale che prevede un percorso che va dai 3 ai 4 anni e è un percorso nel quale l'aiuto che si dà alle persone è un aiuto a tutto campo, consente alle persone di recuperare autostima, motivazione, dignità, responsabilità, relazioni interpersonali ed è fatto attraverso diversi strumenti, innanzitutto un'assistenza completa per quanto riguarda le cure mediche, per quanto riguarda la possibilità di ospitare in comunità anche i propri familiari, compresi i bambini. Avete visto le immagini dell'asilo, quindi comunità nella quale si restaurano le relazioni familiari. Comunità nella quale viene dato un'assistenza anche per quanto riguarda tutti i problemi legali che molte volte i giovani hanno e gli strumenti attraverso i quali si opera sono strumenti che hanno naturalmente innanzitutto al centro la cura della persona, quindi è un recupero fatto attraverso un supporto da persona a persona. A questo naturalmente si aggiungono degli strumenti importanti come lo studio, come la pratica del lavoro perché poi i giovani possano essere reinseriti con un diploma, una qualifica, ma anche già con delle competenze acquisite sul campo e poi naturalmente lo sport, le attività di tempo libero, quindi tutto quello che rende una vita, la vita di un giovane completa, tutto quello che serve appunto a ridare interesse alla vita e creare motivazioni. Il
tasso di recupero che diverse università hanno certificato rispetto a San Patrignano è un tasso sicuramente molto elevato, è il tasso del 72% per giovani che sono stati in comunità per almeno un anno e mezzo, 2 anni e che sono fuori dalla comunità da oltre 5 anni. Questo recupero è certificato attraverso l'esame più rigoroso che è l'esame del capello. I ragazzi presenti in comunità, ho detto, sono a oggi circa 1300, di questi 1300 circa un 10% è composto da ragazzi stranieri che vengono da oltre 40 paesi. Il tema delle relazioni internazionali è per San Patrignano un tema importante, sono circa 700 gli esperti che ogni anno vengono a San Patrignano da moltissimi paesi e molti paesi hanno, si sono ispirati naturalmente con poi un'attenzione alle proprie tradizioni, alla propria storia, ma si sono ispirate a questo modello e i paesi con i quali San Patrignano ha in questi anni creato rapporti importanti sono diversi, sono paesi che vanno dal Regno Unito alla Georgia, l'Egitto, la Tanzania, la Francia, la Colombia, la Svezia, la Norvegia, la Russia, l'Australia, il Canada, tanti altri. In questi anni San Patrignano ha sviluppato anche una rete territoriale inizialmente italiana che si sta sviluppando anche in altri paesi, per esempio in Croazia, a Spalato, dato l'elevato numero di ragazzi che ci provengono da questo paese. Contiamo di sviluppare sempre di più la nostra presenza internazionale anche in relazione alle esigenze che si possono presentare da parte appunto di paesi che possono essere interessati a una collaborazione attiva con San Patrignano. San Patrignano è presente nei principali forum internazionali, ha lo stato di ONG presso le Nazioni Unite dal 1997 e quindi è attiva in particolare al UNODC, al board di Vienna, al board delle NGO sul tema delle droghe, è presente presso la comunità europea al Civil Society Forum nel tavolo degli esperti, è presente in altri forum importanti come EURAD, European Against Drugs, è presente presso ECAD che raggruppa le principali città, sono oltre 130 città nel mondo che promuovono uno stile di vita sano, quindi sono contro ogni forma di droga, e proprio quest'anno San Patrignano ha ricevuto l'award di ECAD come comunità che ha mostrato negli anni una capacità, una competenza e dei risultati sicuramente estremamente positivi. È presente nel World Forum Against Drugs e nella Task Force Against Drugs. Quindi sono davvero tanti i forum internazionali nei quali San Patrignano è presente. La nostra volontà, la volontà di San Patrignano attraverso questo progetto è quella di collaborare nel rispetto delle culture, delle storie, delle tradizioni dei diversi paesi, collaborare portando la propria esperienza attraverso l'opportunità di stage per gli studenti, per i migliori studenti che potranno venire a San Patrignano e condividere l'esperienza di San Patrignano, ma naturalmente siamo consapevoli che ognuno di noi può imparare dall'altro per combattere una piaga che sicuramente mina la vita di tanti giovani, impedendo loro di reinserirsi nella società pienamente attivi
alimentando sicuramente anche le attività criminali. Quindi no, la nostra volontà è quella di partecipare attivamente a questo progetto e ringraziamo fin d'ora tutti coloro che vorranno condividere con noi questo obiettivo e queste esperienze. Grazie.